Deci. Dai che andiamo là sopra. Il Brasile, Rio, San Paolo, mare, spiagge e alpinismo, no? Beh, non proprio. L'escursionismo non è uno sport molto praticato in Brasile e difatti non ci sono nemmeno molti sentieri. Però qualcuno sono riuscito a trovarlo. Oggi siamo stati insieme a Pedra do Cume, nella zona di Pico do Lobo, vicino al confine tra gli stati di San Paolo e Minas Gerais. Qui nell'entroterra l'altipiano continentale si fa più corrugato, al punto che lo stato di Minas Gerais è soprannominato o Mar de Montes, cioè il mare di montagne. Al giorno d'oggi Minas è una regione per lo più agricola, ma sopravvive forte nella cultura locale e l'ascito della passata vocazione mineraria. Ora ci siamo spostati nella zona turistica di Monti Verdi. Anche oggi a passeggio, siamo sul sentiero che va al picco più alto sopra Monte Verde. E dopo vi faccio vedere cos'è sto paesino turistico, la Svizzera brasiliana. Però adesso siamo nella foresta magica e ci sono dei passaggi davvero incredibili. Tra l'altro, dove abbiamo parcheggiato c'era scritto strada senza uscita, senza cascate, senza sentieri, di qua. Noi ovviamente siamo andati. Ok, allora volevo mostrarvi Monti Verdi perché è praticamente un parco a tema. Ci sono le case in stile alpino, negozi di abbigliamento sportivo invernale. Cioè, rodizio di fondue dappertutto, cioè che vuol dire all you can eat di fondue dovunque. E cioè, qua siamo in una zona rurale dove praticamente i cittadini di San Paolo, io e Belo Horizonte vengono a,
prendere una boccata d'aria e mangiare prodotti tipici che qua hanno tanto allevamento, quindi buon latte, eccetera. Però sì, vedete che insomma è un parco a tema praticamente. E, diciamo, i brasiliani possono far finta di essere nelle Alpi con appena 3 ore di macchina. Wonderful. E noi abbiamo pure dormito in degli chalet costruiti negli anni 30 dalla forma proprio antineve. Boh. Sono piaciuti, iscriviti al canale e condividi, così presto o tardi ne farò degli altri. Il viaggio in Brasile finisce qui. Ora inizia quello di ritorno.